perché abbiamo lasciato il Signore, abbiamo fatto tirare il Signore, perché Kenya non puoi vedere sicuramente tutti abbiamo che hai vissuto nella disobbedienza. E io voglio che voi capiate questo, che il Signore mi ha fatto vedere un terremoto che stava arrivando a colpire questa terra, perché voi avete adirato il Signore, avete provocato il Signore a ira. Il Signore mi dice ancora di dire al popolo: ravvedetevi, ravvedetevi, ravvedetevi e io vi ristorerò, dice il Signore. Quante volte? Ravvedetevi, dice Cristo Gesù, e io vi restaurerò. Ma se non lo fa, mia parola, e voi saprete che il Signore Dio Onnipotente ha parlato. Non abbiamo seguito. Il Signore mi mostrò quante volte in visione quel terremoto per tre volte. Vi voglio dire, come dice in Genesi, che quando Dio stava dando Mosè a interpretare i sogni del faraone, re d'Egitto, Dio mandò Giuseppe, scusate, interpretare i sogni. Giuseppe disse al re, il Salmo 139, beh, ciò che il Signore gli mostrò. Che Dio parlò ripetutamente, ripetutamente riguardo a quell'interpretazione, il fatto che Dio parlò due volte voleva dire che quella visione si doveva avverare. E io vi voglio dire, il Signore mi ha fatto vedere che per tre volte un terremoto e del sangue che scorreva in questa terra con i cavalli portando un giudizio su questa terra, i terremoti che stanno per venire ancora grazie a colpire la terra. E Dio me l'ha fatto vedere in tre forme di giudizio che stanno vedendo sulla terra. Noi abbiamo bisogno di pentirci e di ritornare a Cristo Gesù per essere salvati. La Bibbia dice in Prima Re 18, 29, 32 che Elia disse al popolo: venite vicino a me, avvicinatevi a me. Elia, il profeta, parlò al popolo di Israele: venite a me. E tutto il popolo venne a restaurare gli antichi altari del Signore che erano in rovina. Quegli altari erano stati distrutti, santi nel Signore, fratelli in Cristo. Ricordatevi dell'antico altare del Signore, l'antico altare, non un nuovo altare, ma l'antico altare. È per questo che io sono arrivato in con questa nazione, con questo messaggio da parte di Cristo. E io vidi la croce di Cristo. Noi dobbiamo ritornare alla croce di Cristo. Il Signore mi disse: di a questa chiesa di ravvedere, di ritornare al sangue, alla croce del Calvario. Fratelli, Elia restaurò l'antico altare del Signore che era in rovina, e il Signore ci sta dicendo: alleluia Signore, gloria a te, Padre, per ritornare alla chiesa primitiva, la chiesa che riverenziava Dio, viveva nel timore di Dio, che rispettava la santità,
a te, perché tu una chiesa che aveva Cristo come unico gloria a te, Signore. Centro, dove Paolo, Pietro, Giacomo, Signore. Giovanni, erano apostoli, c'erano profeti e c'erano apostoli, non c'era la menzogna. Come è possibile che oggi ci siano così tante persone perché tu sei contagiato dall'AIDS nella chiesa, perché oggi giorno ci sono così tante persone nelle chiese che sono influenzate da spiriti maligni, persone nella chiesa che dopo le prediche vanno l'ultimo momento che si fanno influenzare dai demoni, e io lo vedo mentre prego come sono influenzati dai demoni. Questo è successo perché l'altare del Signore è stato contaminato quel mare così forte. Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno, la sua via la stessa via dei tempi di Elia, la via della pace, perché sapeva santità. Come è possibile che la Chiesa in Kenya si è lasciata travolgere da un altro Vangelo? Cosa è successo nella Chiesa? Perché avete abbandonato così rapidamente il Vangelo? Il Vangelo che vi è stato trasmesso da Gesù Cristo, il Vangelo del ravvedimento, della santità. Il sangue di Cristo ci parla di ravvedimento e di santità, perché il nostro Signore onnipotente, un Dio santo, e senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Ma adesso io vi chiedo, datemi un motivo per cui il Signore non debba mandare il giudizio. Datemi un motivo. Il profeta allora riguardo lo tsunami in Asia e altri eventi profetizzati come il castigo sopra, sui peccati in Kenya, per gli ammalati, Signore, ancora per queste persone che stanno male, Signore, ti prego, Signore, mi parlo a te in preghiera, Signore, riguardo a questi eventi sotto la guida del Signore riguardo allo tsunami. Ecco qui il servo di Dio ora che sta condividendo con il popolo gioia, felicità, questi messaggi di ravvedimento nel nome di Cristo Gesù, annunciando il santo Vangelo di Cristo per portare le anime al ravvedimento. Fratello, hai detto agli abitanti del Kenya che un terremoto doveva arrivare in questo paese. Sì, il Signore mi mostrò, il Signore Onnipotente mi mostrò che un terremoto doveva colpire Nairobi. Ma quando si ha la presenza e io vidi le strade non ho proprio sgretolarsi, in poche parole, in una situazione simile a uno tsunami. Ed è stato come quando Dio mi ha partì riguardo allo tsunami. Io ho già visto queste cose accadere, inondazioni, terremoti, eccetera, eccetera, e questi eventi che colpiranno delle regioni
specifiche. Si serve anche delle pietre. Per colpa del peccato. Figuriamo. Per questo che è necessario il ravvedimento è il pentimento. E con cuore nostro caro fratello, condividendo il messaggio del Vangelo di Cristo, il messaggio della croce per le strade del Kenya. È così che il Signore ha fatto di iniziare quest'opera. Adesso il nostro caro fratello, per la gloria di Dio, va in tutte le nazioni della terra a portare il messaggio di ravvedimento, di santità, per prepararci al ritorno di Gesù Cristo. Amen. Gloria a Dio. Allora, tu credi che molte persone moriranno in Kenya? Più di Amaya. Molte persone moriranno. Perciò ricordatevi ciò che Dio mi dice sempre. Geremia 10:10, Isaia 13:13, ogni volta che mi mostra le visioni mi ricorda queste parole. E questo ci parla dell'ira del Signore, che quando il Signore si adira, i cieli e la terra tremano. Io ti chiedo, dammi una ragione per la quale Dio non mandi il giudizio in questa terra. Tutto questo è successo per causa del peccato nella Chiesa. E io voglio che nel nome di Gesù Cristo voi adesso vi alziate e pregate per i vostri pastori. Da quello che ho capito nel messaggio che il Signore ti ha mostrato, che lui ha dirato per la causa del peccato. E io non voglio disturbare nessuno. Peccato nella Chiesa. Sì, il Signore mi ha mostrato molto peccato dentro gli altari della Chiesa. L'altare della Chiesa in Kenya corrotta, soprattutto per il peccato sessuale che fa adirare il Signore. Dio mi mostrò che la maggior parte del suo popolo qui è imprigionata dal peccato sessuale. C'è molto adulterio, molta pornografia, molta menzogna e c'è molta confusione. Prima che vado via. Sessuale, notti di veglie che si trasformano in orgie sessuali. Noi abbiamo peccato contro il Dio che Dio mi ha donato vivente. Dobbiamo ritornare a Lui. E questa gioia, Signore, ti ha fatto vedere anche molti predicatori in questo paese che stanno predicando un altro Vangelo, un Vangelo falso. Cosa vuol dire questo? Il Signore mi ha mostrato che molti stanno predicando un altro Vangelo, come diceva Paolo, che non è il vero Vangelo del ravvedimento, della santità. Ricordatevi, senza santità nessuno vedrà il Signore. Tutto è mio essere. Il Signore mi ha mostrato che molti stanno idolatrando il denaro, il materialismo, predicano riguardo a belle macchine, a belle case, cose materiali. Per questo che molta gente dentro la Chiesa si è sviata dal Vangelo della santità, dal ravvedimento. È per questo che costoro non possono ascoltare il mio messaggio che Dio mi ha affidato, perché per loro sembra un messaggio duro e loro pensano che io li sto ferendo, che
mi sto offendendo, perché questo messaggio non è gradito alle loro orecchie, alla loro carne. È per questo che loro predicano un altro Vangelo che non è quello della santità e del ravvedimento. Questo sta succedendo non solo in Kenya ma in molti paesi del mondo. Loro dicono che Dio ti benedirà, Dio ti prospererà, ti darà un buon lavoro, ti darà del denaro. Io voglio che voi capiate che il vero Vangelo, il Vangelo del ravvedimento, della santità. E come vi ho detto prima, il Signore mi ha mostrato la sua gloriosa, perché sentivo una forte seconda venuta, come avverrà, perché in Gerico avverrà. E io vi voglio dire che come Paolo di nome Zaccheo lo disse riguardo all'altro, a un altro Vangelo, ed era ricco. Io voglio dire che quell'altro Vangelo non appartiene al nostro Signore Gesù Cristo. E questo vuol dire, perché era piccolo, che la maggior parte dei servi sono caduti. Allora, per vederlo, corse avanti. Però non stanno predicando il Vangelo del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. È per questo che stanno portando Gesù giunse, tanto la Chiesa a cadere insieme a loro. Zaccheo! Se non è il Vangelo di Gesù Cristo quello che stanno predicando, cosa stanno predicando? Perché oggi, perché molti di questi predicatori gridano alleluia, parlano lingue, come mai? Io voglio che tu capisca, fratello, che il diavolo è un bugiardo. Il diavolo e lo accorse, è entrato nella chiesa, ha pervertito il Vangelo e sta facendo sentire le persone comode nel loro alloggiare peccato. Per questo c'è così tanto peccato, addirittura di essere nella chiesa. E disse, ma è lo stesso Dio di Mosè, il creatore del cielo e della terra, che ha creato l'oro, i diamanti, l'argento, il bronzo. Lui vuole prosperare il suo popolo, ma secondo la prosperità che viene da lui, oggi, quando noi adoriamo, cerchiamo il suo regno, la sua giustizia prima di ogni cosa, la sua santità, è un figlio d'Abramo. Perché tutte le altre cose ci saranno sopraggiunte, questa salvare ciò che era perduto, la vera prosperità, non come quella che sento tremare il sangue. E quindi seguo la chiesa moderna, segue la prosperità, ma quando ho letto materiale, cercano il benessere materiale. Signore, mentre mi cambiavo, allora questo vuol dire che le persone si sono sviate dal vero Vangelo. Mi fece notare il Vangelo di Gesù Cristo. E voglio dire, in questa terra ci sono, devi dare. E io, due tipi di unzione. La prima è l'unzione del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo, che sarà sopra ogni vero servo del Signore. Purtroppo c'è anche l'unzione, tra virgolette, del diavolo, per coloro che predicano un falso Vangelo, un Vangelo che è lontano dal ravvedimento, dalla santità. Un Vangelo sta toccando il cuore, non solo il mio, ma di prosperità. Questo significa che loro stanno pregando, in questo momento toccherà il Vangelo del diavolo del mondo, perché l'ora è venuta, il Vangelo che è pieno di menzogne, che inganna le persone. È venuta l'ora di toccare i cuori, anche quelli di bronzo, di ferro, d'acciaio, persone dove non si, e come vediamo Gesù, che sorprendono del peccato sessuale, dove non si, da questo paese di Gerico combattono il peccato, donne che perché il tempo è troppo poco. Chiudete gli occhi. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che tu stai facendo per tutti noi.
grazie come tu dai potenza a chi ti sta servendo con onore e con gioia. Benedici ancora tutti i miei fratelli, sorelle, amici e vanno in giro con loro semi mostra nel digerire che c'è. Come si possono fare questo? L'immoralità. Questa stella risplenda come tu stai facendo risplendere il mio cuore, la mia anima, in tutto e per tutto. Fai che questa stella. Non sapete voi che il nostro corpo è il tempio dello Spirito? Mettendo il suo cuore in pace con te. Grazie Padre Santo, perché avete portato le mode del mondo nella Chiesa, anche i cuori di bronzo, di ferro, il modo di vestire, l'immoralità del mondo nella Chiesa. Loro stanno pregando un Vangelo del mondo, del diavolo, nella questo Vangelo che predica la Chiesa moderna. Noi abbiamo bisogno di ravvederci. Alleluia. Sapete che dobbiamo ravvederci. Gesù disse questo. Più duro dei peccatori, te lo chiedo con umiltà. Ecco il nostro fratello condividendo il glorioso salva messaggio del Vangelo, che parla del sangue di Cristo, per ravvedimento, per la salvezza di coloro che credono. Voglio pregare per voi. Salva tutto il tuo popolo, noi abbiamo pregato tutta la notte, abbiamo digiunato, pregato per questa nazione affinché Dio faccia ritornare il popolo al ravvedimento, li faccia ritornare a Lui, ritornino a El Shaddai, a Adonai, al Dio di Mosè, al Dio di Abramo, e portare tutto là ai piedi di Gesù, scaricare ogni peccato, ogni cosa, ogni malattia, ogni frode, ogni cosa. Grazie Padre, e grazie ancora stamattina come mai benedetto. Signore, benedici tutta l'umanità, dagli sapienza. Tutto, Signore. Volevo raccontare ciò che due anni fa Gesù Cristo è accaduto nel mondo. Voglio raccontare come cosa gloria a Dio, mio che mi ha salvato.